Allora, siamo in mezzo alle campagne, alla periferia di Porto Torres. E dopo alcune ricerche e alcuni giorni di vita che la stiamo cercando, abbiamo trovato le grotte di Fairanaggio, che sono queste che vedete alle mie spalle. Eccole qua. Questa è una proprietà privata, quindi sia questa che tutto questo che vedete è proprietà privata. Abbiamo chiesto il permesso al proprietario, che ci ha consentito di entrare dentro, per cui ora andiamo a vederle. Allora, queste, da alcune ricerche che abbiamo fatto, sono delle grotte che erano in principio sia naturali e poi logicamente artificiali, perché infatti queste sono delle antichissime cave con le quali ci hanno costruito quasi tutta la città di Porto Torres e soprattutto delle ricerche sono state condotte alla Basilica di San Gavino, che è la Basilica di Porto Torres ed è la romanica più antica della Sardegna. E queste che vedete sono le cave. Qua dentro loro ci tengono il foraggio per gli animali, infatti mi hanno gentilmente chiesto di non fumare né appiccare incendi, e sembrerebbe anche una cosa molto scorretta da fare. Allora, l'unica cosa che c'è da dire di questo luogo è che, essendo appunto in proprietà privata e loro qua ci tengono il foraggio perché comunque la utilizzano, ci è stato chiesto di non divulgare l'ubicazione precisa proprio per motivi di sicurezza, perché se qualcuno gli venisse la brillante idea di venire a incendiare qua sotto, le grotte andrebbero totalmente a rovina. Quindi direi che non è il caso di dire di preciso dove sia, però facendo alcune ricerche qualcuno può facilmente arrivarci, anche se appunto bisogna chiedere l'autorizzazione al proprietario per poter accedere. Un'altra particolarità di queste grotte è che sono sempre state utilizzate nel corso degli anni, dei secoli più che altro, e come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i bombardamenti. Qua infatti gli abitanti di Porto Torres venivano a rifugiarsi proprio appunto durante i bombardamenti. E ecco, questi sono proprio i segni della cavatura della roccia. Questa era una cavatura che veniva fatta manualmente, senza nessun macchinario. E non ho capito bene l'età che potrebbe avere, ma la Basilica di San Gavino, se non erro, è intorno al 1000, per cui diciamo che sono abbastanza antiche.